Lo Spirito Santo ci conduce alla verità piena e per operare ha bisogno di cuori aperti, di cuori che non siano ostinati nel peccato di idolatria di se stessi. Così Papa Francesco durante l'omelia della messa celebrata a Santa Marta. Partendo dalle letture del giorno, il Pontefice ha chiarito che avere un animo predisposto alle sorprese di Dio ci permette di discernere quello che non deve cambiare più perché è fondamento da quello che deve cambiare per poter ricevere la novità dello Spirito Santo. Solo in questo modo la vita cristiana non sarà a metà una vita rattoppata, rammendata di cose nuove, ma su una struttura che non è aperta alla voce del Signore. I cristiani ostinati, nel sempre è stato fatto così, questo è il cammino, questa è la strada, peccano. Peccano di divinazione, è come se andassero alla indovinatrice. È più importante quello che è stato detto e non cambia, è quello che sento io, ma da me, dal mio cuore chiuso, che la parola del Signore. E anche peccato di idolatria, l'ostinazione, il cristiano che si ostina, pecca, pecca di idolatria. E qual è la strada, Padre? Aprire il cuore allo Spirito Santo, discernere qual è la volontà di Dio.